Felicità, mi congratulo tanto, sono certo, contenta. Ti ringrazio, mamma. Sono contenta. Io sono molto felice. Ah sì, davvero. Anche che bella notizia. Che fortuna. Avrai un altro figlio, sarai un altro mamma. Ah, sì. Mi congratulo tanto, ce l'hai fatta. Sono davvero felice per te. Avrai un bambino. Leandrino. Di quanto sono? Di poco, è ancora piccolino, è come un piccolo fagiolo. Eh sì. Un piccolo fagiolo. Che gioia, Leandro, caro Leandrino, tesoro, vieni qui tutti insieme e saremo certo, una famiglia. Sì, sei felice, una famiglia unita. Sono così contenta. I Rivarola. Patti, mia cara, se la vera voce è la tua, farei bene a dirmelo, perché le bugie hanno le gambe corte e poi è brutto mentire, eh? Sì. La voce che lei ha sentito è mia. Non è di Tamara. Ma come ti è venuta in mente una cosa simile? No, ma questa è un'assurdità, no, come avete potuto farmi questo? Ma non si arrabbi, Pedro, per favore, no, non si arrabbi, no, le chiedo sì, scusa, che mi arrabbio, mi perdoni, invece. Per favore. Altro che se mi arrabbio, voi vi siete prese gioco di me, gioco della mia società, no, gioco del mio tempo. Vi siete burlate di me. No, non era nostra intenzione, la prego, mi creda. Cielo, no. Sai da quanti anni faccio questo mestiere? Non mi era mai accaduta una cosa simile. È che noi lo abbiamo fatto... Perché? Perché io ho un problema. Gliene parlo, se vuole. No, cara, io sono dispiaciuto. Sono dispiaciuto che tu abbia un problema, ma non starò a sentirti. Tu e io non abbiamo più niente di cui parlare, eh? Mi perdoni, Pedro, mi perdoni, la prego, le chiedo scusa. No, non so se riuscirò a perdonarti, non lo so, perché sono arrabbiato. Molto arrabbiato. Come sarebbe? Non sei tu a cantare? No, non sono io. Quella voce meravigliosa che senti quando vedi me non è la mia. È quella di Patty. Patty è quella che canta? Ma come avete fatto a montare questa farsa? Non capisco. Beh, il fatto è che Patty non ha il coraggio di cantare in pubblico e abbiamo escogitato di mettere io la faccia e lei la voce senza che nessuno la veda, di nascosto. Tamara, una bugia così non può reggere per molto tempo. Prima o poi verrà fuori tutta la verità. Tu parlerai? No, io non ti farei mai niente di simile. Non vi farei mai niente di simile, né a te né a Patty. Ma non capisco come vi siete impelagate in questa bugia, davvero non... No, nemmeno io ci capisco molto. Il fatto è che è successa una cosa dietro l'altra e siamo arrivate a questo punto. Ah, un capogiro! Oh, tesoro, siediti, Bianca. Sì. Bene, e adesso attenzione, signori e signori, perché dobbiamo cominciare la riunione che avevamo in programma, Dunque... Ines, io l'aspetto in direzione. Ah, va bene, d'accordo, va pure, Germano. Bene, voglio ringraziare tutti quanti per la felicità manifestata per l'arrivo del mio nipotino. Molte grazie, davvero. E adesso bando alle chiacchiere. Ci occuperemo dei punti fissati all'ordine del giorno per la riunione, d'accordo? Scusa, ma io non credo di poter restare perché sono sconvolta da questa notizia così improvvisa che ho appena ricevuto, quindi sarà il caso che vada a casa e dopo mi racconterete sì, voi... Sì, io me ne vado. Sì. Io vengo con te, tesoro. Leandro, congratulazioni per il tuo bambino. Grazie, Carmen. Andiamo, tesoro, andiamo. Ciao, Carmen, cara. Ciao. Tu sei un genio! Sì. Oh, barilotto cosmico, da che pianeta sei venuta? Sono la migliore, non c'è dubbio. Sembrava che tutto andasse a rotoli, ma alla fine ce l'ho che fatta. Che fortuna abbiamo avuto, Dorina. Fortuna? Ora il cervello lo chiami fortuna. Tu lo sai quanto è costato a me fare in modo che questa tipa mettesse i risultati taroccati nelle analisi di Bianca? Fammi io, il favore. Senza di te non sono nulla, voglio essere tuo amico, amica mia. Voglio essere tuo amico. Va bene. Sì, va bene. Pedro! Ah, Antonella, stavo giusto pensando a te. Ah, beh, meglio così. È necessario che mi presti molta attenzione perché ho bisogno di parlare con lei. Sì, lo so. Mi vuoi parlare di Patty, vero? Non ti preoccupare, è stato tutto chiarito, mi ha raccontato tutta la verità. Sta parlando sul serio? Sì, ti devo domandare scusa, piccola.
Perché tu hai cercato di avvertirmi, ma io non ti ho ascoltato. Mi perdoni? Sì, padre, certo che sì. E lo sai che per tutto c'è una ricompensa? Perché tu adesso diventerai la stella esclusiva della mia casa discografica. Sul serio? E non mi tradire, eh? Non mi tradire, perché ripongo tutte le mie speranze in te. Ciao, come va, Germano? Ines, cara. Sì? Mi dica che cosa ha pensato. Oh, ti prego, Germano, perdonami, ma io non posso fare una cosa simile. Non posso licenziare Emilia. Come sarebbe, non la può licenziare? No. Lei mi ha mentito, mi ha tradito, ha giocato con me, Ines. Sì, tu hai ragione, hai tutta la ragione, ti assicuro che ti comprendo. Ma adesso comprendi anche me. Io sono molto affezionata a lei. Lei è molto affezionata? Sì. Più a lei che a me. Leandro, perché mi guardi in questo modo e non dici nulla? Ti guardo perché in realtà non voglio dirti niente per non mortificarti, però... No, non vuoi per non mortificarmi? No, in realtà la storia della gravidanza, la verità è che... Non lo so, avrei voluto che la gente non lo venisse a sapere, che, diciamo, tutti quanti non lo sapessero così presto. E perché? Per Carmen? No, per Carmen no, per noi, perché in realtà non so in che modo ci organizzeremo, come in realtà non so in che modo faremo. Non ti preoccupare, insomma... tranquillo, Leandro. Ascolta, sì. No, però Bianca, io voglio che ti sia chiaro, del bambino non preoccuparti, perché me ne farò carico io, perché... Leandro! Perché... Leandro, ti sei commosso! Perché lui è mio figlio. Io non credo affatto a Bianca. Tu lo sai che non le credo. Per me fa tutto parte del piano. Finché non vedrò questo bambino, non sì, perché... No, Bianca! No, non è così subdola, per favore. La conosco, lui. Carmen! Ciao, Carmen! Ciao! Come va? Mi serve qualcos'altro? No, mia cara, siamo venute a vedere come stai tu. Io? Perché sì, ti si leggeva in faccia che la gravidanza di Bianca ti è caduta addosso... Come una bomba! Beh, sì. No, neanche per idea. No? No, un bebè è sempre il benvenuto. Scusate. Sì. Carmen, il conto, grazie. Pedro ti ha detto questo? Ti ha detto che inciderà solo il tuo disco? Ciao Patti, ciao Tamara. Esattamente. Per di più, mi ha detto che sarà un successo da $1,000,000 e che da molto tempo la sua società cercava una come me, ma che non la trovava. E inoltre mi ha detto che è sicuro che il mio sarà un successo mondiale. Mondiale? Sì. Ragazze, diventeremo super famose. Ragazzi, la gente ci adorerà. Ragazzi, tutto il mondo a cantare le nostre canzoni, a ballare le nostre coreografie. Ah, ragazzi, non posso crederci. Saremo conosciute tutti. Ragazze, aspettate. Perché Pedro di voi tre non mi ha parlato. Mi sembra che non ci stiamo capendo. Lui ha detto chiaramente che l'unica stella sarò io. Ah, non immaginate! Non immaginate chi curerà la mia preparazione perché tutto questo diventi realtà, indovinate? Chi? La divina Laura Fidalgo! Perciò, quando me l'ha domandato, io gli ho detto la verità, ragazzi. Quindi hai ammesso a Pedro che a cantare sei tu? Sì. Patti, perché hai fatto questo se Leandro ci ha detto di aspettare? Perché non potevo più sopportarlo, Giusy. Non potevo. No, ragazzi, neanche io lo sopportavo più. La verità è che non era facile mentire. E poi, tardi o presto, tutto sarebbe venuto a galla. Comunque a me fa andare in bestia il fatto che alla fine dei conti Tontonella riesce sempre a spuntarla. Beh, Giusy, tanto non potevamo farci più niente. Tu come ti senti? Bene. Perché ho detto la verità. Mm-hmm. Però male, perché l'unica opportunità che avevo di incidere un disco è sfumata. Adesso dovrò dimenticarmi del disco per sempre. No, non dire questo. Devi solo trovare il coraggio di cantare. Dopodiché andremo a parlare con Pedro e gli diremo di farti incidere il disco. No, Giusy, si è infuriato come un toro con me. Non mi vuole neanche vedere. E ora il mio sogno di diventare una cantante si è infranto. Tu lo sai che io a volte ti parlo e per me è come se fossi una specie di grande orecchio che mi ascolta sempre. Oh no, è davvero a pezzi, signor Leandro. Non ti ho mai visto così, amico. Sì, che ti prende? Sì, sto così, piango perché non so come spiegarlo. È qualcosa di talmente nuovo che...
qualcosa di... di così strano. Certo. Che... non lo so. Ma è allegria o tristezza? Non lo so, non lo so. Non è facile. No. Non lo so, non lo so. È finita. È finita. Desidera? Sono qui per Laura Fidalgo. Ah, certo. Qual è il suo nome? Antonella, con doppia L, Lama Bernardi con la B di vacca. Perfetto. Vediamo, ma non ha un appuntamento? No, non ho un appuntamento. Ah, capisco, ma in tal caso Laura non potrà riceverla. Deve chiamare per telefono e prendere un appuntamento con lei, d'accordo? Te l'avevo detto che era una follia, Antonella. Laura è inflessibile, ovvio che non ci avrebbe ricevuto. Ragazzi, io già sognavo ad occhi aperti. Bene, stop, ragazze, stop, perché con i vostri commenti non fate altro che trasmettermi energia negativa. Inoltre, non scordatevi che io ottengo sempre tutto quello che voglio. Non scordatevi che sono Antonella the best. Ascolti, signorina. Perché piuttosto non va di sopra a dire a Laura Fidalgo che la sta aspettando la sua futura erede, che se non mi riceve se ne pentirà per sempre? Come? Mi faccia il favore, salga e glielo dica. Beh, ci provo. Ah, io e Leandro diventeremo genitori! Ah, Leandro, sono così contenta! Ah, ciao! Come ciao. Va? Ciao! Come stai? Ascolta, ti voglio presentare la mia fidanzata. Lei è Carmen, ciao. Lei è... Pamela. Pamela. Ah. Pamela? Pamela. Sì, Pamela. Il fatto è che io la chiamo Cici. Ciao, Pamela. Ciao, come va? Stai? Molto bene. Sei serio, è la tua fidanzata? Sì, certo. Sì? Certo. Beh, in realtà è una cosa recente, è da molto poco, insomma. Certo. Siamo agli inizi, mi spiego. È pura passione, pura infatuazione, non è vero, pura, Cici? Sì. Ci amiamo tanto. La verità è che io non posso credere di aver trovato l'altra metà della mela, mi segui? Sì. Lei è tutto per me, io per lei, da qui all'eternità. Siamo pronti a mettere su casa, a avere dei figli. Oh, molto. Dei figli, vero, Pamela? Sì, è che ci amiamo tanto. Sì, Cici. Che bella notizia. Che bella notizia, sono davvero molto felice che tu abbia incontrato una brava ragazza, che ti sia innamorato e che possa essere felice. Dico davvero, quello che ti auguro di tutto cuore è di essere molto, 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 ma molto felice. Davvero, ti posso dare un abbraccio, mi permetti? Certo. Congratulazioni. Anche a te. Grazie, Carmen. Lasciami. Che carino. Mattias, chi chiami? Claudio. L'allenatore del Boca. Gli voglio dire che torno a giocare a calcio. Ah, sarà molto Caspita. Contento. Lui crede che tu abbia stoffa. Dammi un po'. Sì. Grazie. Pronto? Pronto, sì, Claudio. Sono Mattias Beltran. Ho bisogno di parlare con te. Ci possiamo vedere domani? D'accordo. Ok, grazie. Un bacio, ciao. Pensavo che glielo avresti detto per telefono, Mattias. No, beh, di queste cose si parla personalmente, è giusto così. Santiago, scusa tanto, ma mi potresti dire da quando è che leggi riviste del genere? Guido, sono di mia madre. Sì, immagino. Ragazzi. Che c'è? Venite a vedere questo, ragazzi. No, tu sì che sei un genio. Che è un vero idolo, non ci posso credere. Incredibile. Bravo. Guardate. Non ha funzionato. Come non ha funzionato? Te l'ho detto, io faccio l'impossibile per farla ingelosire e lei mi augura di essere felice. Non capisco, ma come? Come ti augura di essere felice? Tu sei la perfezione fatta uomo. Occhi, faccia, anima, sì. Spirito, capelli. Ti lavi tutti i giorni. Ho tutto. Carino il colore di questo smalto, vero? E come pensate di risolvere la cosa? Guarderò su internet, ci sarà pure una telenovela che mi ispiri una soluzione. Ah, starò a vedere anch'io. Oh, mamma! Salve! Come va? Eccomi qui. Ciao, Patti! Ciao. Come stai? Bene! Guardi, Leandro, guardi Ciao. Che c'è qui! Ciao, Leandro! Come? Che cos'hai? Che cos'hai? Perché? Perché stai piangendo, Ciao. Leandro? Perché stai piangendo? No. Perché? No, io non... Perché no, stai no, piangendo? Allergia. Che c'è? È un'allergia agli occhi di cui soffro che è molto forte. Eh sì, molto forte, oh. Un'allergia tremenda. Bene, io vado di là in cucina. Chiamatemi se vi serve, Va bene. Oh. Che bello poverino. Averti qui, Patti.
Oh, Leandro. Ti posso abbracciare? Io... Sì, sì. Sì, sì. Oh, io sono venuta a dirti che la mamma sa del tuo bambino, Leandro. Sì, 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 lo so. Sì, però Leandro non gliel'ho detto io, eh. No, io no, non ho fiatato, no, sì, ho custodito il segreto come mi hai chiesto, non ho aperto bocca. Lo so. Sono anche venuta a dirti che... Cosa? Non è più necessario che ci incontriamo di nascosto per scrivere le canzoni. Perché dici questo? Non vuoi più incontrarti con me? No! E perché? Non si fa più il disco, Leandro. Come non si fa il disco? No, Leandro, Leandro! Ho detto tutta la verità a Pedro per questo. A Pedro, ma... perché? Perché non mi hai aspettato? Io non potevo più aspettare, Leandro. Non ho potuto più aspettare. Perché? Leandro, Pedro mi ha domandato di dire la verità, se ero io a cantare, e gli ho detto di sì, non gli potevo mentire. Sì, ho dovuto. E ora io non ho più una carriera da cantante. E l'unica cantante, l'unica stella della casa discografica è Antonella. Però, beh, però tu, tu non ti abbattere, eh? Non ti abbattere, perché qui ci sono io, tu, tu sta tranquilla, perché... La cosa non finisce qui. Sta tranquilla, Patty. La cosa non finisce qui. Come va, bene? Allora, mia cara, la mia segretaria ha detto che volevi vedermi. Siccome non siamo riusciti a combinare un appuntamento, mi ha destato curiosità a conoscerti, eh? A me? Sì, se non sbaglio hai detto di essere la mia erede. Come, una maniera originale e simpatica di presentarti, no? Beh, è che in realtà è tutto vero, perché proprio come te io so ballare. Ma tu guarda. So recitare e so cantare. Canto molto bene come te, che sei la numero uno, che sei il massimo, sei la numero uno, Laura. Mi fa piacere, mia cara. È meraviglioso, perché a me piace davvero la gente che ha un'autostima molto alta, è chiaro? Il fatto che sia molto sicura, che abbia fiducia in se stessa, questo è stupendo. Però io mi faccio una domanda, vedi? Sì? Dato che tu hai le idee così chiare, sai cantare, ballare, recitare, saltare, tutto quello che mi dici, mi chiedo perché sei venuta a cercarmi. Beh, no, è che in realtà io vorrei perfezionarmi, ecco, e vorrei mi aiutassi un pochino, perché sto per lanciare un disco e insomma io ti ho sempre vista ballare, ho seguito i consigli che tu davi e beh, mi sono detta voglio andare da Laura Fidalgo perché lei mi insegni, perché lei è la numero uno, è il massimo, è il top in assoluto. Beh, ti ringrazio molto, Antonella, mi fa piacere. Ora invece di parlare ti farò fare qualcosa. Voglio farti provare un paio di passi. Pronta. Allora dammi la mano. Certo. Gira verso l'interno, ok? Coraggio, giro. Stop, ferma lì. Bene, mi è piaciuto. Ora quest'altro. Vediamo. Incrocio destra. Sì. Incrocio sinistra. Unisco, testa di là. E adesso punto lontano con forza, con energia, in avanti. Ok. Ci sei? Sì. Coraggio. Allora. D'accordo. Incrocio uno, incrocio due, in alto, punto il dito. Bene, molto carino. Mi piace, sai perché? Perché trasmetti glamour, trasmetti simpatia, tesoro, trasmetti dinamismo. Sì, sai cosa? Diventerai decisamente una grande stella. E te lo dico io che sono una vera intenditrice. Mi sento così depressa, Ashley. Perché l'arrivo di un bambino dovrebbe rendere tutti felici indistintamente. E per me non è così. Io non sono contenta e provo un senso di colpa. Non dire così. Tu non devi sentirti in colpa, Carmen. Perché quello che stai provando lo proverebbe chiunque al tuo posto. Tu sei una persona formidabile. Anche se ora che ci penso bene, sei tu responsabile di tutto ciò. Perché mi dici questo? Beh, è chiaro, tesoro, perché hai lasciato campo libero a Bianca. Per questo lei ha potuto agire a suo piacimento. Tu hai allontanato da te Leandro, quindi lei si è dato da fare e ha ottenuto di legarla a sé. Tu non fai che preoccuparti degli altri, usi ogni riguardo, ogni discrezione possibile. Che posso farci se sono così? Sì, tu sei così, ma Bianca non è così. Beh, Ashley, ma le cose accadono per un motivo. Evidentemente c'è un messaggio per me da capire, ed è che non tornerò con Leandro. Lo devo ammettere, lo devo affrontare e lo devo accettare, è così. E se ne sei tanto sicura, perché continui ad angustiarti? Beh, perché devo farmene una ragione, in qualche maniera. Per qualcosa che non accadrà mai più. Qualcosa che non accadrà. Non è niente, è solo un po' di arrossamento alla gola, una specie di allergia. Bene, bene, d'accordo. Grazie. No, non è niente, mamma, sta tranquilla. È un'allergia, un bacio.
Leandro, aspetta, che cos'hai? Numero... Perché stai tremando, Leandro? Che cos'hai, Leandro? Fa freddo, non trovi che faccia un po' freddo qui? Fa freddo. No, Leandro. Tu sta tranquilla che io chiamerò Pedro e si risolverà tutto, eh? No, ti prego, Leandro, no, è molto arrabbiato con me e ho paura che si arrabbi anche con te e che ti tratti male, no, no. Tu, non lo chiamare. Tu sta tranquilla, io ti prometto che tu realizzerai il tuo sogno, hm? Sta tranquilla. Leandro, tuo figlio sarà molto fortunato ad avere un papà come te. Sì. Mi piaci perché sei agile, sei rapida e questo è molto, molto importante. Come potrebbe essere altrimenti, Laura? Se sto imparando da te che sei la migliore. Che c'è? Oh, no, Laura! Cosa? Ho dimenticato le ragazze. Le ragazze? Io sono venuta con il mio gruppo, il gruppo delle divine. Insomma, siamo io e altre ragazze. Beh, sono loro a farmi la coreografia dietro, a stare dietro di me. Quindi vado a cercarle. Tu aspetta qui, non te ne andare. No, tesoro, avanti, va a cercare. Sì, sicura. Coraggio. Rilassata. Sì, ma con energia, sì, eh? Con energia. Bene, bene. Carolina Vilches è il suo nuovo amore. Ciao. Ciao. Che fai? Sto scaricando una suoneria di Christina Aguilera. Ah, davvero? Tu da dove vieni? Da casa di Santiago. La stavi guardando? Oh, che cosa? La rivista, Giusy. Ah, no, 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 ero alle prese con il cellulare. Visto, a quanto pare abbiamo un amico famoso. Pare di sì. Bene, d'accordo, tranquille, tranquille. Bene, bene. Attenzione, ve la presento. Lei è Laura, la mia maestra, la mia amica personale e la dea più incantevole di tutto il paese. Grazie. Io sono Pia, io sono quella che ti ha chiesto se, insomma, se volevi, se potevi collaborare con le divine, perché... Dietro, retrocedi. Non perdiamo tempo in sciocchezze. Abbiamo molto da provare. Bene, d'accordo, che ne dite? Facciamo la coreografia, venite tutte qui. Avanti, mettetevi davanti allo specchio. Tu con dietro. Calma, però, tranquille. Sì, certamente, tutte qui. Ah, salve, Ines. Ciao, come stai? Che sorpresa, non disturbo, sei spero. Comodi? Prego, prego. Ah, bene, grazie. Come sta? È venuta a dirmi com'è andata la riunione dei genitori? No, 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 non sono venuta a parlarti di questo. Sono venuta a parlarti della tua relazione col professor Barcaroli. Non lo negare. No, Ines, però... No, 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 però niente. Stando così le cose, è con grande dolore che te lo dico. Mi costa, credimi, dirtelo, però mi tocca farlo. Te ne devi andare, Emilia. Signor Leandro, così non andiamo d'accordo, faccia qualcosa. Paolo e Dorina se ne stanno seduti in panciolle. Io a sfacchinare, sono stanca, non ce la faccio più. Sì, 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 sì. No, va bene, d'accordo, faccia conto che non l'ho detto niente. Mi scusi. Pedro, vero. Pedro. Prego, asciugati le lacrime. Salve, Leandro, permesso? Salve. Mi ha chiamato, come sta? Come sta? Come tutto sta? Bene? Ora capisco. Sì. Ora capisce. Pedro, vorrei per favore chiederle un'opportunità per Patty. Perché per lei la musica è la sua vita, capisce? La musica è la sua vita e lei si è pentita di ciò che ha fatto, mi segue? Lei si mette al suo posto, Pedro, si mette al suo posto. Lei voleva realizzare un sogno. Ci sono tanti programmi che realizzano sogni, la gente balla per realizzare un sogno, pattina. E lei vuole cantare, lo sa qual è il suo problema? Lei lo sa qual è il suo problema? Lei non riesce
Non riesci a cantare in pubblico, ma ci pensi. Non riesci. Capisci a cosa mi riferisco? Sì, Leandro, però non faccia così, la prego. Ma come vuole che mi comporti? Il fatto che... Io le prometto che ci penserò. Mi sì, lasci vedere. Per favore, ci pensi. Mi dia un fazzoletto. Sì, ci pensi, per favore. Allora, che vi è sembrato della lezione, ragazzi? Una roba grandiosa! Superarci! Fantastica! Bene! Sicuro che non mi scorderò mai di questo giorno, Laura. Tu ora sei il mio idolo. Oh, grazie, mia cara, grazie. Quando le dirò che ti ho conosciuta, te l'assicuro. Grazie, Laura, la verità è che dopo questa lezione non ci fermerà più nessuno. Nessuno? Mi fa piacere. Che c'è, Antonella? Se prima ero già la migliore, ora con questi passi che mi hai insegnato... Con questi passi ricordati che non hai rivali, ricordati di questo. Nessuno. Bene. Abbraccio. Vedete, tutto è qui. Ehi, ciao Fabio! Sì! Ci sei anche tu! Giusto, è chiaro! Bisogna festeggiare tutti insieme, ragazzi! Sì! Non succede tutti i giorni che un tuo amico esca su una rivista! Hai portato la chitarra, eh? In più ci esce come fidanzato di quella bambola! Sì, è fidanzato proprio, no! Siamo buoni amici! Sì, quali buoni amici? Giusto, che bugiardo! Aspetta un attimo, che ci fai con quella foto, Santiago? Come che ci faccio con questa foto, Guido? Scusa, la modella... Il mio amico, bisogna incorniciarla, è chiaro. Giusto, infatti, Guido, firmami un autografo, dai, visto che sei famoso. Non scherzare, e vado ad aprire. Ecco fatto, incorniciato. Ciao, come va? Permesso? Come Ciao. State tutti, eh? Ciao, ci ha invitato. Ciao, Santiago, ci ha detto che state festeggiando, ma non sì, ci ha detto cosa. Certo. Che importanza ha cosa stiamo festeggiando? L'importante è che siamo tra amici e festeggiamo certo, insieme. Sì. Mi sembra giusto. Che ti prende, Guido? Guido? Ti è sparito il sorriso? È impressionante. Vado io. Ah, lì mi sembra ogni scusa perfetto. È buona. Ciao, Guido. Ciao. Ciao, Carolina. Ciao a tutti. Ciao, Carolina. Che bello vedervi. Vieni qui. Sei ciao, bellissimo. Ciao, Carolina. Come stai? Come stai? Dammi un bacio. Ciao. Tutto bene? Anche in foto. Sembra che sia sparito a te il sorriso ora, giusto? Grazie. Ride bene chi ride ultimo. Mi licenziano. Che? È passata Ines prima a dirmi che mi vuole fare fuori dalla scuola. Come fuori dalla scuola? Che le ha preso? Sa della nostra relazione e dice di non volere rapporti sentimentali tra i dipendenti. Ma con Germano non ha mai obiettato nulla. Beh, io ho detto la stessa cosa. Ha tirato fuori un mucchio di scuse, ha detto che la storia con Germano era antecedente, sì. Ma a me non importa adesso, perché non voglio che tu ci stia male. No. Perché a me non importa, io ti assicuro che posso trovare un lavoro in un'altra scuola. Questo è il male minore, a me è quello che importa... È che non staremo più vicini e che non potrò nemmeno più aiutarti con il tuo problema. No. Questa è un'ingiustizia. E io sistemerò ogni cosa. So chi c'è dietro tutto questo. Ciao, mamma. Ciao. Stavi piangendo, mamma? No, solo un po', niente di che. Davvero, non... Notizia dell'ultimo momento. Quale? Si tratta di Andrés. Ah, sì, lo so, ha una fidanzata carinissima, me l'ha addirittura presentata, molto carina, davvero. No, in questo momento si sta mettendo in viaggio per l'estero. Dovremmo farlo prima o poi. Lei, venga qui. Che succede? Ho sentito come che rumore, succede? Che rumore? Qui, in basso, sono qui. Eccola, qui. Lei. Lei è responsabile di tutto ciò che sta accadendo. Ha fatto il lavaggio del cervello a Ines o cosa? Sì, sono stato io. Ah, sono stato io, così me lo dice con tanta naturalezza. Sì, sono stato io. Glielo dico così. E che diritto avrebbe lei di far licenziare Emilia? Il diritto di essere stato fidanzato di Emilia e inoltre la mia capacità di influenzare Ines. Ragion per cui saluti la sua nuova fidanzatina. La vostra love story ha avuto vita breve... Anzi, direi molto breve. Non ci siamo, questa valigia è enorme. È fuori discussione, non entra neanche nel bagagliaio. Ma dove vai a vivere? In una mega villa, su un mega yacht, con i mega miliardari? Andrés! Bisogna fare le cose Andrés, meglio. Andrés, stai partendo. Me l'ha detto Ashley. Non pensavo che l'avresti saputo. Perché te ne vai? Beh, perché con la mia fidanzata ci siamo lasciati. Poi mi è capitata un'opportunità meravigliosa all'estero. Può darsi che debba stare alcuni mesi fuori dal paese, perché... Chi dice mesi dice anni, perché mi è già capitato di recitare in una telenovela di successo per varie stagioni. Chi dice anni dice tutta una vita, perché non ho motivo di tornare. Perché abbandonare il successo se non ho nessuno che mi aspetta?
Sì. Grazie. Mi mancherai molto, Andres. Mi mancherai molto. Ti auguro il meglio, davvero, davvero te lo meriti. Ti meriti che questo lavoro duri tutta la vita. Ma sì, un mucchio di tempo, sul serio. Ti auguro il meglio. Grazie, Carmen. No, figurati. Grazie. Coraggio, farai tardi. Sì. Non prendi le valigie. Le vengono a ritirare subito, sì, passano sì, a ritirarle. Sì, sono un sacco di valigie. Andiamo all'aeroporto, signor Andres. Che aeroporto? Comincia a partire piano. Perché piano? Perché ora viene la parte in cui lei correndo grida Andres, Andres. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Andres. Che ti ho detto? Che ti ho detto? Ci siamo. Ci siamo. Pensavo che non mi avessi sentita. Il mio cuore ti ha sentita. Stavi per dimenticarlo. Il fazzoletto. Dicono che se non si restituisce porta litigi. Sono superstiziosa, prendilo. Nient'altro? No, nient'altro. Beh, sì, una cosa. Cosa? Buona fortuna, Andres. Ti auguro buona fortuna. Sembra che non abbia funzionato. Hai un altro piano? Un piano B? Uomo più bello del mondo? Cammina. Oh, ragazzi, non sapete che gioia vedervi. Mi sentivo abbandonata. Tutti a prestare attenzione alla biondina. Mi hanno lasciata di pietra. È gelosa, te l'avevo detto. No, ragazzi, vi sbagliate. Non sono gelosa. Giussi, tutto bene? Bravo! Bravo! Bravi! Suonate alla grande, il tipo che dovreste mettere su una band. Sono d'accordo, non è affatto un'idea malvagia, eh? Per niente. Davvero? Sì. Ma come stai? Sono qui Stefano? Perché Leandro... Sì, l'ha chiamata Leandro, lo so. Come stai? Guardi i suoi occhi, prego, si accomodi. Leandro, amico, che succede? Amico, che cos'è? Stai tremando? Sì, io lo lascio qui. Che ti senti? Non riesco a uscire di casa, ho una gran paura, non ce la faccio. Ho le palpitazioni, ho molta voglia di piangere. Che ne so, che pensi che abbia? Un attacco di panico, tutto qui. Di cosa? Un attacco di panico. Non può essere. Come stai? Ciao! Bene, grazie. E dimmi, Carmen, hai visto Germano per caso? No, Germano no, qui non è venuto. Ah no, certo che no, l'ho mandato in banca. Che zucca vuota sono. E che sono così emozionata per la notizia strepitosa che diventerò nonna. Ah sì, congratulazioni, Ines. Ah bene, molte grazie, Carmen. Di niente. Sì, è una notizia sensazionale. Immagina quanto sarà carina questa creatura. Sono felicissima, guarda. Sarò nonna per la prima volta. Nonna per la prima volta. Per la seconda volta. Cosa hai detto? Questo. Che sarà nonna per la seconda volta. La sua prima nipote è Patty. Tutto si può conquistare, anche se lungo è il cammino. Hai una stella che illuminerà la strada che devi fare. Cielo, luce.